Errata corrige. E Gesù non è andato in Kashmir, errata corrige. Oggi è il giorno di Pasqua e io devo compiere un'opera buona. E l'amico Alessandro Macciocca mi ha inviato un documento, e io questo documento lo metto nel riassunto di questo video, per farmi correggere il mio video precedente, perché io in un video precedente avevo detto che Gesù da giovane era stato nella valle dell'Indo, aveva imparato la filosofia buddista. Poi avevo detto pure che Gesù non sarebbe morto in croce, sarebbe sopravvissuto. E poi assieme a sua mamma Maria e all'apostolo Tommaso, poi si sarebbe recato in India, sarebbe andato in Kashmir e sarebbe morto in Kashmir. E l'amico Alessandro Macciocca ci è rimasto male e mi ha inviato un documento dove è scritto che Gesù è proprio morto in croce, che non c'è mai stato in Kashmir, è morto in croce e poi è risuscitato. E io oggi è il giorno di Pasqua, devo compiere questa errata corrige, per cui vi allego il documento che mi ha lasciato Alessandro Macciocca e voi farete le vostre considerazioni. E sappiate che Alessandro Macciocca ha riportato all'attenzione di tutti noi il grande padre della Chiesa Origene, che è colui che ha formulato l'ipotesi della apocatastasi, il padre della Chiesa Origene, ha scritto nelle sue opere che quando ci sarà il giudizio universale e tutti gli esseri umani, anche coloro che sono nell'inferno, anche coloro che sono in purgatorio, tutti andranno tutti in paradiso. Questa è la teoria di Origene. La teoria di Origene della apocatastasi, cioè della rinascita di tutti in paradiso, però non all'inferno, in paradiso, e non venne accolta dalla Chiesa. Però adesso con Papa Francesco abbiamo delle speranze, perché già Papa Francesco ha fatto dei passi in questa direzione, ha detto esplicitamente anche gli atei vanno in paradiso. Quindi questo è il primo passo fatto da Papa Francesco per accogliere all'interno della dottrina cattolica la tesi del padre della Chiesa Origene della apocatastasi, e cioè della eliminazione dell'inferno, del purgatorio e del paradiso per tutti. E per cui Alessandro Macciocca ha tanti meriti ai miei occhi, capito? E io diciamo che questa mia errata corrige è un atto dovuto. Quindi voi leggete pure il documento che Alessandro Macciocca mi ha inviato e che io vi metto nel riassunto di questo video, capito? In un certo senso faccio penitenza, oggi è il giorno di Pasqua, io faccio penitenza e in maniera di mettervi nelle condizioni di leggere un documento per il quale non solo Gesù non è mai stato in Kashmir o in India, non ha mai appreso la dottrina del Buddha, ma soprattutto che Gesù è morto in croce per i nostri peccati. Ok cari amici, giorno di Pasqua, e il giorno di Pasqua è giusto fare delle rettifiche. Ecco qua, questa è la mia opera, la mia bella storia della filosofia, e questa è ancora più bella perché nella sua traduzione in lingua inglese questa opera sta in tutto il mondo, sulla grande piattaforma mondiale della Mela, la Apple, Apple. Ok Alessandro, Macioc, ok.
Ok, cari amici, a tutti buona Pasqua e tanti saluti da Serafino Massoni.